Che vuole vedere. Una famosa rivista nipponica ha stilato una classifica degli uomini più sexy per le donne giapponesi e anche quella di quelli che lo sono meno. Oggi un video molto importante perché scopriremo se i gusti delle italiane e i gusti delle giapponesi si assomigliano. Abbiamo la lista con i nomi dei 5 ragazzi con cui le giapponesi vogliono andare più volentieri a letto. Vabbè, facciamo arrivare la busta con i risultati. Da quanto è cringe sta cosa. Ciotto cringe. Giusto un attimo, vabbè. Abbiamo qua Eriko, rappresentante della categoria giapponesi. E poi Erika, invece per le italiane. Vi lascio tutti i loro canali in descrizione. Lei fa make-up e lei, vabbè, la conoscete. Fa video sul Giappone. Al quinto posto abbiamo lui, Johnny Depp. Sì, quinta posizione. Cosa ne pensi, Eriko? Secondo che dandy, molto dandy. Non so come si dice. Dandy? Secondo me cioè molto trasgressivo. Mi piace, ma mi farebbe un po' paura. Sai che Eriko ieri notte l'ha proprio sognato, possiamo dirlo? Ha sognato praticamente stanotte. Sai, ieri notte. Stanotte ancora. Sai già che sognerai lui stanotte. Cioè proprio un po'. Ieri notte ho sognato che dovevo fare l'operazione perché sì, ero ma eri malata. Il dottore era lui. Sì. Quindi ero contenta. Oh, qua vi leggo anche un commento di una casalinga ventenne: è troppo attraente, voglio farmelo su una barca. Quinta posizione, gliela daresti anche tu? Sì, approvato. Sì, quinta posizione. Allora, sì. Alla quarta posizione abbiamo Kimutak. Kimura Takuya. È uguale, sempre lui. È sempre lui? Sì. Perché comunque lui è famoso da decenni proprio, è forse uno dei giapponesi più famosi. A 46 anni. Già, 46? Sì. Qui era giovane, quindi. No, lì penso che è abbastanza. Cioè, qua è abbastanza come adesso. Era del gruppo degli SMAP, che è questo gruppo famosissimo che c'è dal 1988 e si è sciolto 2 anni fa. No, ma siccome tutte le donne dicono che Kim Takuya è bellissimo, quindi io dico di no. Io l'ho incontrato, tra l'altro, Kim Takuya. Davvero? Per il mio gusto non gliela daresti la quarta posizione. Beh, comunque sì, non è brutto secondo me. Sì. Però dipende da lui com'è. Eriko dice no, tu dici ni. La terza posizione, ha 38 anni. Il suo nome sembra quello di un half, ma è 100% giapponese. Ha vissuto in molti paesi al di fuori del Giappone e parla ben 5 lingue. Non sono io, è 100% giapponese. Una casalinga ha detto che penso che mi guiderà con la sua calma e mascolinità. Ecco, questo qui. Via. Oh, no, questo ski desu. Toki. Fuji. Joji Ben. Ji. Ji. Fujioka. Ji vuol dire emorroide in giapponese. Fuji. Fujioka. Fujioka. Jin. Spritz. È molto famoso in Giappone, come potete vedere. Aspetta. Kubozuka. È proprio un altro personaggio. Come si chiama lui? È Din Fujioka. Ah, è passato da solo. Din Fujioka. Ti piace? Sì. Lui mi piace. Questa poi anche di Eriko, però le foto più belle. Sì, ma lui è diventato famoso in Giappone dopo che sono venuta in Italia, quindi non lo conosco. No, neanche non so esattamente cioè, chi è. Conosco solo il nome. Perché è diventato famoso dopo che ha fatto carriera all'estero. Ok, ma è Shigoto Nanda, attore. Fa l'attore, sì. Okay. Che ha fatto anche film tipo Cina, in Cina. Sì, sì, sì. Questo mi piace molto, questa foto qua. Sì. Io no. Sì. Quindi sì. Magari lui è una buona persona, ma non mi piace il viso. Quindi non è sicuro che gli daresti la quarta posizione. Questa è una cattiva persona, Eriko. Okay. Che dovete sapere che Eriko guarda anche molto al carattere per andare a letto con qualcuno. Anch'io però. Però vabbè, il prossimo è molto più giovane. Ha solo 24 anni. Ah no. Ma come no? Ma aspetta, che ne sai? Aspetta un attimo. Pattinatore giapponese molto famoso, è campione olimpico, è considerato uno dei pattinatori più grandi della storia del pattinaggio da alcuni. E una casalinga ha detto che vorrebbe vederlo tutto perché è puro e bellissimo. Un'altra invece ha detto che vuole vedere...
culo, puro, puro. Più A, più A. E un'altra casalinga ha detto che vuole vederlo nudo perché ha dei lineamenti bellissimi. Non hai la foto del... Sì, adesso non abbiamo, eh. Non hai la foto del sedere. Via. Ok. No. No, sembra un po'. Cioè, femmineo. Cioè, lui secondo me è uno che proprio si impegna e mostra... Non si impegna con... Se si impegna, Erico, da fare. Allenamento. Vince sempre con il bravissimo. Sì, sì. Forte, ma. Sì, sì. Sì. No. Troppo un po'. Questo no. Beh, io penso che potrei romperlo. Pensi che potresti romperlo? Sì. Vorrei un po' più maschio. Un po' più mascolino? Maschiotto. Sì. Sì. Vabbè. Seconda posizione, comunque. Quello è più kawaii che kakui. Quello è il secondo, eh. Prima di svelare la prima posizione di questa classifica super abbozzata, no, super fatta bene, adesso andiamo a scoprire anche i tre che le giapponesi non vorrebbero mai andare a dormire. Al terzo posto troviamo Marco Togna, no scusate. No. E Gashira Niji Goju. È un comico che compare in certi sketch abbastanza piccoli per scioccare la gente. Segni particolari, è stato arrestato in Turchia perché ha fatto questa performance e nel mezzo si è spogliato nudo. Questa è la sua immagine, abbiamo scelto. Beh, si capisce molto della faccia. Che però che Erico, te che lo volevi più attivo, hai detto più di Han. Questo meglio, sembra più energetico. Cioè, più simpatico, ma tu. No. Amico va bene. Amico va bene. Io neanche amico. Neanche amico, vabbè. Allora, sempre nella classifica dei un po' più. No, non più cessi, perché magari sono belli, però non necessariamente la gente vuole andarci a dormire insieme. Okay. E lui aveva iniziato come attore. In passato è stato uno degli uomini più idiati della TV giapponese, adesso è un pochino più apprezzato, però diciamo che ciò non ha aiutato molto il suo sex appeal. Questo. Negava forse sì? No, amico va bene. Ma come mai era così odiato in Giappone? Perché sempre fa le cose un po' volgari. Ah, e in Giappone se sei volgare non sei apprezzato, no? Ho capito, no, okay. Io lo bocci. No, bocci? No. Vabbè, e svegliamo la prima posizione dei cessi sempre. Allora, vi leggo i commenti. Casalinga. Sì, questo è proprio il più cesso dei cessi. Il giapponese con cui le giapponese vorrebbero darla meno di tutti. È semplicemente ripugnante, ha detto una casalinga trentenne. Un'impiegata quarantenne invece ha detto biologicamente non posso. Fa parte di un duo comico. È in cima alla classifica, però è anche molto apprezzato. No, sembra un mio ex, ragazzi. Non è che lui? No. Che cosa era? Takushi Tanaka? No, troppo magro. Troppo magro? Sì, proprio quello è il problema. No, in Italia se vieni con questo taglio di capelli sembra che hai problemi, eh. Perché? Sì, no, no. Brutto. Brutto. Proprio il problema è il taglio dei capelli? Non solo. Ma lui è sposato? Non lo so, però se vuoi mi informo. Scrivigli su Instagram magari. Però questo allora è un sì? Magari dopo. No, tutti e tre no. No. Zero. Zero, questo è il peggio del peggio. Vabbè, finiamo la classifica adesso col più gnocco dei gnocchi di bambù. Ma in teoria sì, dai. Una studentessa ventenne ha detto che è così attraente che il suo sex appeal è incredibile. È un attore, 37 anni. Un'altra cinquantenne impiegata ha detto: con quella voce, con quella faccia e con quel corpo non mi dispiacerebbe in nessuna occasione. Allora, vediamolo. Questo è bello. Questo ti piace? Sì. Approvato? Sì. Non l'avrei messo io nella prima posizione, a dirti la verità. Questo? Te solo italiano. Carattere non lo so, però l'aspetto è così come mi piace. Non lo conosci? Lo sai chi è? Takumi Saito. Forse è diventato famoso ultimamente. Six years ago? Beh, io non lo conosco. Non lo so. Sei gatta non lo so. E non senti? Care. Quanti centimetri? 184. Allora sì, io lo... Sì? Sì, per me devono essere alti. Qual era il tuo preferito tra tutti in questa classifica? Questo. Erico? Johnny Depp? Mio dottore. Molto lì, lui doveva operarmi. Vabbè ragazzi, quindi il preferito di Erika è Johnny Depp, mentre per la nostra Erika è Takumi Saito. Adesso lo seguo su Instagram. Penso che non c'ha Instagram, no, sai. No, ecco, beh. Vabbè, se mai una gioia.
questo è il mio rossetto, io faccio make up, se volete venire a salutarmi sul mio canale molto volentieri. Ho messo anch'io il suo rossetto. Ok, questo non è un video sponsorizzato, vabbè, no. Finiamo un po' a caso, dai. È la regia che cerca i dati sicuri. Noi andiamo avanti a parlare. Questo è il però non lo so, no, niente. E non rimetterei. Ma se lo dici poi se ne accorgi. Ma è